Venerdì 6 luglio, in primo piano nel TGL News, la cronaca: è stato arrestato dai carabinieri di Piacenza dopo oltre un anno di latitanza Alket Bafti, l'albanese fuggito dal Seno dopo aver sparato ad un ragazzo la sera del 16 aprile 2017. Si tratta del risultato di un'attività investigativa che ha coinvolto Italia, Albania e Germania. Ora Bafti si trova proprio in un carcere tedesco a Lingen, in Bassa Sassonia, perché aveva una condanna da scontare per furto. Quindi occorre attendere per l'estradizione. Piazza Borgo si è invece svegliata questa mattina tappezzata di adesivi degli Skinheads Piacenza e del Veneto Fronte Skinheads, due formazioni di estrema destra che contano militanti anche nella nostra città. Ad essere presi di mira, oltre a fermate dei bus e cartelloni pubblicitari, anche due circoli, stiamo parlando di Chez Moi e Chez Art. Il titolare ha chiamato la questura, sul posto la Digos per gli accertamenti del caso. Cambiamo decisamente argomento: una biciclettata per le vie del centro storico, una esposizione di biciclette e vespe d'epoca, bancarelle, stand gastronomici e tanto altro, il tutto all'insegna del vintage e soprattutto degli anni 50. Sono solamente alcuni degli appuntamenti previsti per la Notte Rosa, pronta a sbarcare per la prima volta nella nostra città domenica sera e che farà da anteprima al Giro d'Italia femminile, pronto invece a far tappa a Piacenza lunedì 10 luglio, ennesimo appuntamento di questa ricca estate piacentina che nel frattempo questa sera si animerà ancora una volta con i Venerdì Piacentini. Tutti i dettagli sul nostro sito liberta.it. Chiudiamo con lo sport parlando del nuovo innesto in casa Pro Piacenza, il primo dall'arrivo della nuova proprietà targata Massimo Pannella. Il direttore sportivo Alfonso Morrone ha infatti chiuso per portare in rosso nero Cristian Maldini, cognome pesante. Infatti il difensore centrale classe 1996 è figlio di Paolo, fuori classe del Milan e della Nazionale, giocatore che si può disimpegnare sia come centrale difensivo che come esterno. Il 22enne arriva dall'esperienza tra le fila del Racing Fondi. La nostra edizione termina qui, il prossimo appuntamento è alle 19:30 con il TGL.